Caria non confessa, il presunto assassino del freezer urla dal carcere: cercate il terzo uomo. Un libro ricorda Beniamino Andreatta, alla presentazione Romano Prodi parla di etica e di immigrazione. Festa di San Petronio, l'arcivescovo striglia Bologna, città poco attenta al bene comune. Calcio, dopo la sconfitta interna col Verona, Pioli si gioca la panchina contro il Sassuolo. Buongiorno e ben ritrovati al TG La Stefani. Come avete sentito dai titoli, un'edizione ricca di fatti importanti, ma andiamo con ordine. Giulio Caria continua ad urlare la sua innocenza dal carcere. Il presunto assassino del freezer chiede di essere sentito dal PM. La difesa sposta l'attenzione su un terzo uomo. Ne ha parlato il suo avvocato Gennaro Lupo. Giulio Caria non ha nessuna intenzione di confessare. L'avvocato Gennaro Lupo, dopo averlo incontrato in carcere, dice di aver trovato una persona determinata a lottare fino in fondo per dimostrare la sua innocenza. Per il legale ci sarebbe una terza persona su cui gli inquirenti dovrebbero concentrare la loro attenzione. Durante le indagini e gli scontri che hanno fatto all'interno dell'appartamento, hanno trovato le tracce non solo del DNA della Silvia, non solo del DNA di Caria, ma di un terzo soggetto. A chi appartiene questo DNA? Intanto Caria ha chiesto di essere sentito dal PM. La difesa intende chiarire alcuni elementi a suo favore. Il killer o aveva i guanti e allora avrebbe toccato entrambi i sacchi o non li aveva. Se è vero che hanno trovato le tracce di Caria solo su uno dei due sacchi, a mio avviso abbiamo la prova che in quel momento Caria non era il killer. Nonostante i possibili sviluppi paventati dalla difesa, le prove a carico di Caria restano comunque molto pesanti. Il suo avvocato di fiducia non esclude la possibilità di chiedere una perizia psichiatrica. Parlando con lo psicologo del carcere di Bologna, lo stesso psicologo pare che abbia proposto un suo trasferimento presso la struttura di Parma, dove sono particolarmente attrezzati per questi casi psichiatrici. Ennesimo caso shock di droga a Bologna, questa volta protagonista un giovanissimo. Si tratta di un 13enne che è stato ricoverato 6 giorni a Sant'Orsola dopo aver fumato hashish. Il procuratore Walter Giovannini alza la guardia, è inutile distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere. In occasione della presentazione del libro ricordo su Beniamino Andreatta, Romano Prodi si è stretto con dolore alle vittime di Lampedusa ed ha ricordato l'importanza dell'etica in politica. Gli allievi di Nino Andreatta hanno ricordato il loro maestro alla presentazione del libro Un economista eclettico. Andreatta ha sempre cercato di coniugare la teoria economica con la storia e le necessità del presente. Un uomo aperto al futuro, alle novità, che amava parlare seduto per terra, a dispetto dei begli abiti che indossava. Tra coloro che lo hanno ricordato, anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che per l'occasione ha commentato le tristi vicende degli immigrati morti a Lampedusa. Che cosa si può fare per il futuro, perché credo che sia doveroso in questo momento piangere insieme proprio per cercare di riflettere sul problema generale e non solo sul caso specifico, sul quale salvo il dolore, la compassione e la vicinanza purtroppo c'è ben poco da dire. Bisogna veramente fare una politica di sviluppo che tolga dalla fame e una politica di pacificazione che tolga dalla guerra. Queste sono le due cause delle tragedie. L'ex premier ha parlato anche della situazione politica italiana. Ma perché secondo voi la rifondazione del paese può fondarsi senza un cambiamento dell'etica? Non è mica possibile. I problemi di base italiani sono problemi di etica nei comportamenti dei cittadini, come il problema dell'evasione fiscale, della coscienza e del rapporto rispetto allo Stato, etica delle imprese nei comportamenti fra di loro e etica anche nel mondo politico. Insomma, mi sembra che non ci siano stati esempi di buona etica. Dopo 37 anni Bologna perde il Motor Show. La decisione presa dagli organizzatori di GL Events di non confermare la kermesse automobilistica ha fatto infuriare il presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, che dichiara: decisione unilaterale dei francesi, c'è un contratto da rispettare. FICO non sarà una cattedrale nel deserto. Lo garantisce il presidente del CAB, Andrea Segre, che assicura: Oscar Farinetti non è venuto a colonizzare la città.
Calano i consumi in tempo di crisi, ma aumentano gli sprechi, soprattutto quelli alimentari. In un'intervista rilasciata alla Stefani, il professor Andrea Segre, direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Bologna, rilancia l'agricoltura come settore cardine per l'economia del territorio e racconta della nuova cittadella del cibo denominata FICO da Oscar Farinetti, un progetto che dopo New York potrebbe arrivare a Bologna. L'idea di FICO nasce dal CAB, di cui Segre è presidente. Prima ancora che ne fosse chiesta l'adozione all'ex patron di Unieuro, l'ambizioso progetto a Natali Bologna. Che sia chiaro, cioè non è venuto lui a colonizzare la città del tortellino, a portare i suoi ristoranti, cioè siamo noi che l'abbiamo chiamato, perché la cosa è sostenibile soltanto se c'è un nome, un marchio, una credibilità che lui ha già provato. Insomma, secondo il presidente del CAB, Bologna tornerà ad essere la capitale del cibo e una linea ferroviaria che colleghi FICO al centro esiste già, ricorda, bisogna solo implementarla. È tutto visto in stretto collegamento con la città, cioè non è pensabile di fare una cattedrale nel deserto, come l'avete chiamata noi, isolata dalla città, non si reggerebbe. L'unico timore è che se non a Bologna, FICO possa realizzarsi a Milano. Il luogo ideale per farlo è qui, ma ce ne sarebbe un altro, non ce ne sono altri, eh? È Milano Expo o Post Expo, altri non ce ne sono. Questo sarebbe secondo me per la città lo smacco più grave, che si faccia un'altra parte, però diciamo il mercato, i finanziamenti, le buone idee vanno dove c'è anche una volontà di realizzarle. Caso Breda Menarini, Finmeccanica stoppa la vendita fino a dicembre. La decisione sulla cessione risale al 2011, sospiro di sollievo per i 270 dipendenti, soddisfazione della FIOM che aveva incontrato la proprietà per chiedere appunto la sospensione della vendita. San Petronio ricco di polemiche, quello appena vissuto a Bologna. La festa patronale è stata teatro di un'omelia accorata dell'arcivescovo Carlo Caffarra, che ha richiamato la città per la sua scarsa attenzione al bene comune. È una Bologna implosa, disgregata e che non ricerca il bene comune, quella dipinta dal cardinale Carlo Caffarra nella Basilica di San Petronio il giorno della festa del patrono. Ad ascoltare l'omelia in prima fila le autorità cittadine. Simbolo di decadenza, ha tuonato l'arcivescovo, il fatto che Bologna sia diventata una città sporca, dei muri inguardabili. Poi, rivolgendo un pensiero ai giovani, al difficile accesso al mondo del lavoro, stiamo commettendo il peggiore dei furti nei loro confronti, ha detto, li derubiamo della speranza. Al termine della messa, la suggestiva processione con le reliquie di San Petronio, che custodì la città durante le invasioni barbariche del V secolo, ha attraversato Piazza Maggiore e si è conclusa con la benedizione della città per mano dell'arcivescovo sul sagrato della chiesa. San Petronio è un punto di riferimento, eccoci, della città. Tornare indietro nel tempo, ti fa vedere Bologna come era originariamente? Mi sembra che Bologna sia un grande paesone con questa festa. La nostra festa annuale. E della programmazione di quest'anno cosa vi è piaciuto di più? Gli spiedini, ma sarà difficile mangiarli. La musica elettronica in tutte le sue declinazioni. Alla sesta edizione del Festival Robot, 4 giorni di concerti e di installazioni hanno animato Palazzo Re Enzo. Il Robot torna a Palazzo Renzo, il festival della musica elettronica giunto alla sua sesta edizione invade gli ambienti dell'edificio duecentesco con sonorità conturbanti e ipnotiche. Parola d'ordine della nuova edizione è Digital Vertigo. Animata da installazioni audiovisive e luci fluorescenti, la sala del Podestà si trasforma in un club alle atmosfere rarefatte, grazie alla musica eterea ed evocativa del compositore canadese Tim Aker. A fare da sottofondo a queste scariche di beat, proiezioni e luminescenze investono le facciate degli edifici storici di Piazza del Nettuno. Più di 60 artisti di fama internazionale, tra cui David Sylvian e John Hopkins, si alternano nell'arco di 4 serate sui palchi bolognesi, offrendo al pubblico vibrazioni a bassa frequenza e divertimento in formato digitale. Passiamo al calcio e con questa sono 4 le sconfitte del Bologna in questo inizio stagione. Dopo la figuraccia interna col Verona, la sfida contro il Sassuolo è già l'ultima spiaggia per salvare la panchina di Stefano Pioli. Nonostante il tracollo casalingo contro il Verona, il Bologna ha deciso di confermare la fiducia a Pioli. Dopo la conferenza stampa del tecnico parmigiano al termine della partita, si mormorava di un possibile esonero di Pioli, ma è apparso tanto preoccupato per il gioco espresso dalla sua squadra. Ripeto quello che ho detto ieri, il responsabile assolutamente sono io. Non c'è stata nessuna sostituzione, non abbiamo perso per colpa di Tizio, per colpa di Caio. Ma nonostante i risultati continuino a mancare e la classifica si faccia sempre più preoccupante, Pioli è convinto che la sua squadra abbia le capacità per riprendersi. Credo che dopo una prestazione del genere il mio lavoro sia, tra virgolette, facilitato. Perché è chiaro che devo cambiare tanto.
Intanto la società ha annunciato il silenzio stampa e gli allenamenti a porte chiuse durante la lunga sosta per gli incontri delle nazionali. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.